Con Mister Gerbic, allora Castellana Grotte qualche partita fa, riusciti a vincere contro Civitanova, hanno confermato di essere comunque una squadra ostica. Verona ha vinto 3-0, un po' di sofferenza nel primo set, poi però siete riusciti a portare i 3 punti a casa. Sì, abbiamo fatto abbastanza fatica in primo set, un po' per il buon gioco loro, un po' anche noi non eravamo proprio brillantissimi. Questo lo conferma il fatto che delle volte eravamo anche qualche punto avanti e lasciavamo troppo facile questo vantaggio. Sono contento di due cose, una assolutamente il risultato, sono 3 punti molto importanti per noi. E due, che Mitar pian piano sta riprendendo sempre più tempo in campo e non l'abbiamo fatto senza compromettere il risultato, per cui è un recupero e sarà un recupero ancora lungo, quindi ci vorrà tanta pazienza, c'è tanto tempo, ma siamo sulla strada assolutamente buona. Dove può arrivare allora Verona al completo con il recupero di tutti i giocatori? Questa è una bellissima domanda. Sicuramente questa è una squadra che ha una panchina molto lunga, lo si è dimostrato fino a questo punto della stagione che abbiamo giocatori che possono entrare, giocare intere partite, che il risultato non ne risente e che la qualità più o meno rimane uguale, per cui è un grandissimo vantaggio nostro che possiamo sia dare riposo a certi giocatori e che anche differenziare un po' il gioco, per cui penso che possiamo solo migliorare, nel senso che avere comunque dei giocatori che possono entrare e dare una mano in qualsiasi momento di partita è una cosa sicuramente in più. Da qui a dirti guarda, arriveremo qua, le nostre chance sono salite di 7%, non faccio questi pronostici, l'importante è che noi continuiamo a giocare bene e che cerchiamo di giocare sempre meglio. Ringraziamo Mr. Gerbic, complimenti per la vittoria di questa sera. Grazie a voi.